Ciao e benvenuti a Hablemos de Calcio. Nel video di oggi voglio presentarvi un calciatore che sta facendo parlare molto di sé in Francia e che potrebbe fare il caso di club della Serie A. Si dice, anzi, che il Milan lo stia seguendo come possibile alternativa a Openda. Attenzione perché il ragazzo non gioca in Ligue 1, ma nella seconda divisione del campionato francese. Sto parlando di Georges Mikautadze del Metz. Molti già parlano di lui come del nuovo Kvaratskhelia. Trovo il paragone una forzatura, un voler semplificare le cose. Ma come nasce questo paragone? Semplicemente perché entrambi sono georgiani e giocano in attacco. Invero, anche se Mikautadze gioca con la nazionale della Georgia, di fatto è un calciatore francese. Il classe 2000 è nato a Lione e calcisticamente si è formato in Francia, a differenza di Kvaratskhelia. Quest'ultimo gioca da esterno, sebbene in nazionale affianca proprio Mikautadze, che è in un attacco a due. Mikautadze probabilmente, pur non avendone la struttura fisica tipica, è una prima punta. Ed è in questo ruolo che si è messo in mostra. Il ragazzo è letteralmente esploso quest'anno con il Metz segnando ad oggi 23 gol in campionato. L'anno scorso Mikautadze ha giocato in prestito al Serain in Pro League, perdonate la pronuncia, segnando 9 gol, che obiettivamente non sono tantissimi considerato che il calciatore era un titolare. Ma non facciamoci condizionare dai numeri in un senso o nell'altro. Veniamo alle caratteristiche del calciatore. Parliamo di un attaccante moderno. Come detto, non ha un fisico imponente, pertanto è più adatto per quelle squadre che giocano a palla a terra. Il contropiede può far sicuramente male, ma non è questa l'unica freccia al suo arco. Ha un piede destro notevole. Quando c'è bisogno sa difendere il pallone, è un buon equilibrio ed è bravo nel dribbling. Un'altra delle cose interessanti secondo me sono sicuramente i suoi movimenti senza palla, viene incontro, si allarga, crea spazi per i compagni. Insomma, può far venire mal di testa ai difensori. È anche un ottimo assistman, quest'anno ne ha fatti ben 8. Ora, è inutile sottolineare come la seconda divisione francese non presenti le medesime difficoltà della Ligue 1 e figurarsi della Serie A. Tuttavia, da quello che ho potuto studiare del calciatore, io scommetterei su di lui. Credo che ad oggi il suo prezzo sia ancora abbordabile, quindi perché aspettare 12 mesi e rischiare di pagarlo probabilmente il doppio. È un calciatore che io seguirei con grande attenzione. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video date like e iscrivetevi al canale e nel frattempo continuate a guardare il video perché ci sono altre cose da vedere del calciatore. Ciao! Retribution. Oh yeah, we want retribution.